Non so se si sente il mio riso. Buonasera a tutti, siamo in diretta con i nostri ospiti per un appuntamento atteso, atteso perché è stato atteso questo libro che è in presentazione questa sera, il libro di Agnese Coppola, La sete della sera, edito dalla Vita Felice, un libro che ha dentro tanta passione e sapremo sviluppare diversi temi insieme ovviamente ad Agnese Coppola che è già qui presente e insieme a Mauro Cremon, responsabile della libreria Feltrinelli della stazione centrale, che ci aiuterà a spostarci tra i vari scaffali di poesia a questo punto. Agnese, un saluto al tuo pubblico. Buonasera a tutti e grazie di essere in questa giornata particolare qui con noi. Agnese, che io definisco una persona veramente ricca di capacità creative e aggregative, vi do una breve notizia biografica di modo che possa essere conosciuta anche da coloro che magari si stanno approcciando per caso alla nostra pagina. Nasce a Nola, Napoli, per cui a tutto un fuoco partenopeo dentro al cuore, si laurea in lettere classiche e vive in provincia di Milano dal 2006, dove insegna presso l'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso. È fondatrice, cofondatrice della rivista internazionale Tam Tam Boom Boom, organizza eventi a favore della poesia di altri fondamentalmente, quindi con grande generosità, coinvolgendo voci a lei amiche, ma anche voci sconosciute, ma più che altro ha un merito grandissimo di insegnare, non insegnare poesia, di far sì che i suoi studenti, i suoi giovani, assumano la poesia come qualcosa di piacevole, di necessario, di fondamentale, per cui lei continua a seminare con degli ottimi risultati che si traducono in performance, che si traducono in momenti di stima o di attenzione o di richiesta di poesia da parte di questi giovani nei confronti della loro docente. Ha già pubblicato altri libri, Mari in vacanze milanesi, un racconto nel 2012, Nella terra di mezzo nel 2012, sempre poesia, Ho sciolto i capelli, abbracciami Frida, ancora poesia nel 2018, e un dialogo poetico con Gianni Bombaci dal titolo Specchi nel 2019. La sete della sera è quindi un qualcosa di non immediato, sicuramente ragionato, sicuramente minuziosamente bevuto, me lo passi questo termine, Agnese, visto che Sì, parliamo sì. della sete, per introiettare qualcosa che è una maturazione sia stilistica sia di evoluzione anagrafica, senz'altro, anche se Agnese è molto giovane, ma ha anche una funzione diversa da quanto finora ci ha fatto conoscere attraverso la sua poesia. Il volume che chiedo ad Agnese di far vedere, perché io non ce l'ho, porta in copertina un'opera di Alberto Casiraghi e all'interno un'opera di Massimo Monteleone. Presenta la prefazione di Rossella Tempesta e una postfazione molto minuziosa di Roberto Comelli. Rossella Tempesta doveva essere con noi come Rossana Bacchella, ma impedimenti ultimi non ci hanno consentito questo incontro. Cercheremo di darvi comunque il meglio attraverso la parola di Agnese.
Mauro, innanzitutto buonasera e grazie per essere qui con noi. Al momento ti chiedo di essere da spettatore pronto a intervenire ogni volta che lo vorrai. E allora, cara Agnese Coppola, aspetta che vedo chi sta arrivando, che non ho ancora attivato, perché io lo vorrei una regista, non lo so, ma non mi mandano mai i registi, devo fare tutto io? Eccomi qua. Un sacco di gente, tu li vedi? Agnese, sulla No, pagina della Vita Felice, ora praticamente provo perché prima avevo fatto questo è esperimento, ma un non sì, volevo e non volevo volevo. praticamente condividerla sulla mia pagina così almeno anche gli altri possono seguire. Sì, io dico che comunque è un momento di incontro, ancorché virtuale, però dove vedo dei nomi che conosciamo, altri che non conosco, ma che sicuramente conosceranno te, e a tutti quanti do il mio buonasera e il benvenuto. Sarà un incontro che vi metterà luce nel cuore e vi darà tante possibilità di pensare a temi particolari. Perché? Perché, Agnese, abbiamo detto innanzitutto, poi introduciamo il senso del titolo, che la copertina l'ha disegnata Alberto Casiraghi e a lui è dedicata già una poesia di apertura di questo libro. Vogliamo salutare Alberto con la Sì, poesia? Grazie. esattamente. L'incontro con Alberto è stato un incontro speciale e mi ha lasciato dei semi che poi si sono trasformati in parola. Ad Alberto Casiraghi. Eppure gli alberi si confessano e Dio li perdona. La zizzania s'accovaccia ed è bassa, non la strappi con una sola mano. Devi inarcare bene la schiena, raccogliere l'ombra che si inchina. Quando i buoni versano gli occhi in un bicchiere di menta. E guarda bene di servire non le poesie, ma la poesia. Se il menestrello canta troppo, scappano le uova dal pollaio e si coricano i versi sotto false piume. Grazie Agnese, io credo che tu abbia dato un breve ma preciso ritratto di quello che può essere anche il personaggio Alberto Casiraghi, al quale siamo legati tutti, perché non si può amare una persona così unica e così schietta e così onesta, che solamente appunto tramite il suo onestissimo lavoro e la sua sensibilità ha costituito un patrimonio a livello anche librario. Io penso, infatti, visto che abbiamo qui Mauro. Mauro, in Feltrinelli ci sono i pulcini elefanti? No, Pulcini Elefanti non ci sono. Ci sono tanti libri di Alberto Casiraghi che mi permetto di salutarlo veramente di cuore perché abbracciarlo forte, perché è un personaggio unico e se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. È banale, ma veramente necessario, insomma. Certo. Non ci sono perché non ha, credo, l'EA ne compone bene, insomma, non va a istituzionalizzarsi, no, nel sistema, eccetera. Però ad esempio io prima a Castello Sforzesco ce l'avevo, non avevo la necessità di avere, no, Lo so, libri che entravano nel lo sistema. Per ricordo, cui insomma infatti. in qualche modo si riusciva. Beh, Nelle certo. grandi catene, eccetera, ho paura che questo purtroppo, finché non si trova come dire, un metodo tecnico, ho paura che non si riesca. Ecco. E allora, in attesa che, ma non è vero perché si snaturerebbe il perché lui stampa i suoi librini, quindi è un artigiano del bello e lasciamo che continui con la sua abilità a registrare questa meravigliosa opportunità che le sue mani possono consegnarci. La sete della sera. Io ho il mio pensiero in merito a questo titolo, che trovo che oltretutto anche a livello musicale, lessicale, sia molto ben azzeccato, cara Agnese. Io ti darei la mia idea, poi tu puoi confortarla oppure la puoi completamente rovesciare. Io l'ho intesa come la sera, che è quel preludio alla notte, che non va inteso come momento oscurante, bensì pacificatore, ristoratore, per riprendere poi una nuova energia il giorno successivo, in quello che può essere il ciclo circadiano.
La sera, quindi, come conclusione di un giorno ricco di esperienze, in bene e anche in meno bene, ovviamente, in realtà un titolo metafora del senso della vita finalizzato a cosa? Alla conoscenza, quindi ad un arricchimento, ad un accrescimento. Quindi la sete di conoscenza. Sei d'accordo, Agnese? Sì, perché chi mi conosce bene, magari in questo momento so che ci stanno osservando anche, ci stanno ascoltando i miei genitori, sa bene che da quando ero piccolina io ho avuto sempre questa volontà di sedermi sul confine tra il giorno e la notte, esattamente sulla sera, e di bere a piene mani quello che è il mistero che la sete raccoglie, perché ho sempre guardato il mondo con grande curiosità, attraverso però la parola, perché mia mamma mi racconta che quando ero piccolina, quasi a 4 anni, io passavo il tempo a ricopiare tutte le parole che trovavo in casa e mi esercitavo in questa cosa perché volevo rovesciare tutta la mia sete su un foglio. Sempre però con l'attenzione al mistero, quindi alla notte, a tutto quello che in qualche modo il poeta deve cercare di recepire per consegnare, come direbbe Ungaretti, quell'inesauribile segreto. Perché siamo un po' un tramite, siamo sempre al limite tra quello che siamo e quello che vorremmo essere. E quindi mi sono sempre collocata su questa linea, non so perché, ma è sempre stata quasi un'inclinazione naturale, quella di arrampicarmi proprio sui libri, arrampicarmi sul mondo. E in questo libro ho cercato però di sottrarre la mia presenza e di lasciare spazio alle cose, di lasciare spazio al mondo, cioè affinché il mondo si potesse proprio far presenza per gli altri. Quindi Un divento solo atto uno strumento. di maturità ulteriore a questo punto, al di là di accoglienza di ciò che è fuori da me, fondamentalmente, che poi è un fuori da te che hai portato dentro. Ed ecco qui ancora quella simbiosi in cui le parole contribuiscono appunto a far uscire e a portare dentro. E a proposito della sete, ti chiederei la lettura per chi avesse già il libro e sono già in tanti che lo hanno acquistato, io di questo sono molto contenta, ma credo che anche tu lo sia, Sì. ovviamente, perché deve girare questo libro, bisogna spingerlo, a tutti coloro che ci stanno seguendo è un invito a spingerlo, a regalarlo, a farne un dono di qualità per i contenuti e per la sua fattura. Ti chiederei pagina 63. Sì. Un'acquasantiera la sera. Lucidi scanni e ginocchia. Occhi, navate profane. Rosoni, figure di esistenza. Sono piccola nel trionfo degli spazi. Incensi, bruciati i capelli. È un'acquasantiera la sera. Le dita hanno sete. E qui abbiamo già una evidenza, io direi, di percezione tattile, di consegna ai cinque sensi di questa parola che ha bisogno del corpo per essere consegnata, per essere veicolata. E torneremo ancora su questo aspetto della carnalità, perché questo libro è ricco di carnalità, ma proseguirei ancora con la sete, con la poesia a pagina 20. Da vicino il fiume segue l'inconstanza delle tue parole, il manto animale tracciato dalle stelle sulle sinapsi invisibili di quel vago sapore divino. Da lontano lo spettacolo di ogni fiume a portate regolari. In contrasto i pagliacci agitano il sorriso e piove la sete della sera. E sulla sete della sera ancora, Mauro, so che tu avevi una chicca in regalo per noi. Sì, mi fa piacere parlarne perché con Agnese forse ce l'avevamo già detto, sai che abitiamo abbastanza vicini, no? Per cui siamo paesani e allora capita che ci vediamo anche per strada, in biblioteca, eccetera. Tra l'altro vorrei dire a tutti che appena possibile, Agnese, naturalmente le copie che ho in stazione centrale le fermiamo, così chi volesse chiedermele, eccetera, sono
sono anche firmate. Valore aggiunto, eh? Valore aggiunto non indifferente, assolutamente importante. E tra l'altro è una cosa per cui mi batto da tanto tempo, perché non costa niente a nessuno, ma vale tanto per tutti. Insomma, quindi ogni volta che si riesce, credo che sia importante e simpatico. E poi comunque è una cosa in più, insomma. Grazie, Mauro. Grazie a voi. Sì, mi piacerebbe portare un piccolo aforisma riguardo proprio la sete e donarlo ad Agnese e a tutti quelli che ci stanno seguendo, che è di Beno Fignon, che era uno straordinario uomo, purtroppo mancato troppo presto. Poeta, giornalista, stato sindacalista, animatore anche lui culturale di mille iniziative, straordinario fisarmonicista, insomma veramente un personaggio tutto tondo. E tra i tuoi tanti libri di aforismi, insomma, ce n'era uno che recitava così, quello sul Cellina: l'acqua manca, sembra che manchi anche la sete. Io lo trovo straordinario, sono anni che ci penso, perché credo che sia veramente un discorso importante mai smentito. Ovvero sembra sempre che manchi qualcosa, bisogno di cultura, bisogno di libri, di lettura, ma non è solo l'offerta che manca proprio la richiesta, ecco, per cui che è ancora più grave, diciamo, no? E quindi, insomma, speriamo che vengano inondazione da questo punto di vista. Ecco. Noi ce lo auguriamo e cerchiamo di suggerire in realtà che anche un assaggio possa portare poi a un desiderio di aumentare la quantità di cui si ha bisogno. Allora, chi ci sta vedendo vedrà che non Mauro, perché non era preparato, però la prossima volta lo prepariamo, ma sia io che Agnese indossiamo qualcosa di viola, di glicine, di glicine, perché... È la vanità è femmina, Diana. È anche, guarda che lo sta indossando anche Mauro, qualcosa sì, di viola. Indossa il libro lui. Delizioso, proprio perché vogliamo accompagnare questa scelta cromatica con una curiosità che però non sfugge poi al contenuto, e cioè che il colore viola nasce dalla mescolanza del blu e del rosso. Il primo incarna la saggezza, il secondo l'amore. In realtà, fino ad oggi, questo colore viola ha sempre rappresentato simbolicamente la metamorfosi. E in base alla tonalità del viola, quando ha toni chiari, come appunto quello che è la copertina, rappresenta la sensualità, e quando è invece più scuro, la spiritualità. Elementi che nel libro di Agnese abbiamo entrambi, ma io vorrei soffermarmi ora sulla sensualità, su quella che avevo già anticipato, questa percezione tattile del corpo, perché viene in realtà oltretutto sottolineata anche nella prefazione di Rossella Tempesta, e chiederei proprio una lettura dove appariranno due parole che saranno la base per comprendere quanto in seguito verrà deposto in un certo cesto. Pagina 12. Grazie. A Pablo Neruda e Matilde. Non saranno sonetti, ma legno ingrossato e mele carnali nella cesta dei poeti. I libri, profumo di parole, e mi rimani tu, poesia, dolce nocciolo di pesca che mi schiude nella notte. Queste mele carnali, ecco, queste mele carnali che in realtà hanno un significato quasi biblico, possiamo pensare che ci riportino addirittura ad un certo inizio, anche perché nel tuo libro molto spesso si fa ricorso a figure mitologiche del passato, bibliche, e nello specifico di questo, di questa sensualità, di questo erotismo che pervade molti testi, c'è comunque una grande eleganza e forse anche una mediazione su una sofferenza che può provocare un rapporto di sensualità con un altro. Ti inviterei a leggere pagina 18. Io non vedo più niente su Facebook, non so, voi vedete ancora qualche cosa? Ora provo a controllare. Sì, vedo. Ok. Sì, a pagina 18 leggo, poi dopo parliamo, giusto Diana? Sì, certo, okay. Sì, grazie. Ok.
Amo di Adamo il miele, dalle labbra scivola e sazia, ripide le rapide dorsali, a mani nude tento lo scalo di roccia e neve. Il miele di Adamo bagna petali di pelle bianca e lascia che la notte vada. Uomini misurano distanze tra le vicinanze strette dei miei monti. E ancora, pagina 48. Apnea. Mi arrampico alla voce, ma in queste mani ho casa. Lascio correre il vento, la casa, a finestre sul mare e il sorriso di una vela. Il mondo lo vedo con gli occhi chiusi. Il mio corpo è la mia casa. E adesso parliamo. Sì, allora. Parliamo. Sì, in effetti, cioè, gli spunti che tu stavi sottolineando sono una parte di questo che è un discorso molto lungo e molto articolato. Sicuramente le donne incontrano grande resistenza, per una questione comunque di educazione, nella conoscenza di se stesse e nella conoscenza del mondo attraverso se stesse. Io con il tempo, incontrando comunque anche la figura di Lilith che un po' ha scardinato in me determinati pregiudizio, determinate gabbie, ho imparato comunque a conoscere il mondo anche attraverso il mio corpo e in questo ho avuto dei maestri come all'inizio citavo nella prima poesia come Pablo Neruda. Pablo Neruda, che scrive 100 sonetti d'amore per Matilde, è un libro che ho divorato e all'interno anche delle parole di Pablo Neruda io ho incontrato queste mele carnali che, come giustamente sottolineavi tu, Diana, si associano anche comunque a Eva. Al peccato della conoscenza, perché sembra che la donna, nel momento in cui possa avere pieno accesso a questa conoscenza, in qualche modo debba esserne privata. Un po' la storia della mitologia è questa, no? Quanto più vedi, più ti avvicini poi ad essere cieco, come era successo anche, non lo so, per Tiresia o per tanti altri miti della nostra cultura classica e non solo. Quindi perché vietare alla donna di conoscere il mondo attraverso le parole proprio che appartengono al nostro corpo. Questa è poi anche una lezione che io ho fatto mia già con lo sciolto capelli e con la cultura araba femminile, quindi con Juman Haddad, che appunto ha fondato questa rivista che si chiama Jasad, che in arabo significa corpo. Il corpo è una forma di conoscenza e ce ne stiamo rendendo conto proprio ora, nel momento in cui tutto sembra una proiezione virtuale di noi stessi, ma l'uomo è fatto perché percepisce il mondo attraverso i sensi. I sensi sono determinanti per la poesia. La poesia deve far toccare le parole, deve far annusare le parole, deve farle scivolare sulla pelle le parole, perché il Oppure, linguaggio è il corpo, secondo me. ma possiamo dire che allora ci sia un sesto senso, che è la parola che traduce il corpo verso l'esterno? Sì. La Sì. parola ha quell'inciampo però, secondo me, perché la parola è un tentativo che fa l'uomo di rappresentazione del mondo, in particolare il poeta tenta di farlo con le proprie parole, con la propria esperienza che si fa parola. Nella prefazione, Rossella Tempesta ti avvicina ad una Dickinson che raccontò il mondo senza averlo mai vissuto dall'interno di una stanza. Quindi, che cosa può raccontare chi non vive a livello di suggestione, immaginazione, sogno, desiderio? Quali sono le istanze che possono ispirare un testo poetico? Questa è una bellissima domanda. La Emily Dickinson è un personaggio che mi ha molto affascinato e nella quale mi sono molto rivista, perché l'immaginazione è fondamentale. Come dicevo prima, noi ci sediamo ogni giorno sul baratro della conoscenza, ma l'uomo, ed è questa una parola che ricorre molto nel libro, deve andare oltre. Ha bisogno sempre di andare oltre perché noi siamo allo stesso tempo finito e infinito e l'unico modo che abbiamo per tendere su questo limite, su questo confine, è appunto la parola. Io sono demiurgo della mia parola, io posso inventare, posso creare.
come direbbe Platone, no? Un mondo parallelo. Ma questo mondo parallelo, secondo me, nella poesia, per essere credibile, deve essere comunque in qualche modo coincidente con la persona che sei. Non ci può essere un divario, un baratro È ampio. l'onestà di colui che scrive comunque, perché è inutile che rappresenti una falsità, per quanto appunto di falsità o di azioni mimetiche possano essere anche accolte, no? E poi sta al lettore andarle a individuare piuttosto che assumerle come qualcosa che appartiene direttamente al lettore. Ma a questo proposito, Mauro, visto che sei qui con noi, abbiamo parlato dell'efficacia della parola poetica in questo caso. Come si approccia in libreria un lettore di poesia? Cosa cerca, se mai cerca? Guarda, questa è una bellissima domanda, un discorso importante che ogni tanto viene fuori, anche se sempre in maniera un po' così, sembra quasi che riguardi sempre una nicchia. Invece, secondo me, più si riesce a portare al grande pubblico l'attenzione e sulle singole poesie e sui libri di poesia, ma anche proprio sul discorso di lettura di poesie, fa tanto, nel senso che è come la sete e l'acqua di che dicevamo prima, ovvero sia. C'è un po' di richiesta, c'è qualche tentativo di conoscere, eccetera, però se non c'è da un'altra parte anche un'offerta che, come dire, spieghi, consigli, faccia vedere, faccia capire, faccia conoscere, ovviamente non si va da nessuna parte. Io ho visto nel mio esempio in Stazione Centrale che la poesia va benissimo. Cerco di avere sempre tanti titoli, ma non solo quelli più importanti, quelli più conosciuti, che alla fine sono un po' sempre Certo. quelli, sono sempre ristampe di ristampe di ristampe di ristampe di ristampe. Di ristampe. Anche magari considerando i piccoli editori oppure i poeti contemporanei, insomma, e secondo me nel momento in cui c'è un'offerta, come dire, capibile, ecco, immediatamente, che sia a livello tematico piuttosto che personale, piuttosto che editore, insomma, il lettore o comunque il potenziale lettore, lo capisce e gli piace. E allora, però dobbiamo ringraziare ovviamente una persona che come Mauro è anche attenta a questo settore, che sicuramente va spinto, ma va spinto, cioè va suggerito, va accompagnato. E ancora grazie perché in questo mese La Vita Felice è il piccolo editore di rappresentanza, per cui esiste proprio uno scaffale a noi dedicato dove ha trovato luogo e posto, ovviamente, anche il libro di Agnese. Adesso, se io fossi brava, potrei farlo vedere questo scaffale, ma non sono capace. Allora, cari ascoltatori, cari partecipanti, tutti in Stazione Centrale a vedere nello scaffale di Mauro Cremon i libri di poesia della Vita Felice. Per quanto riguarda appunto la capacità di lettura di poesia, lo avevi anche già anticipato, Agnese, ma chi sono i tuoi autori di riferimento? La domanda è Aspetta che sempre Mauro quella. sta facendo, sta mostrando lo Eccola! scaffale. Bravo, bravo. Vedete che cosa carina che ci ha regalato Mauro, adorabile, grazie. Questo è un buon San Valentino. Grazie, Mauro. Grazie. Io tra l'altro sono una di quelle che quando va in biblioteca si aggira sempre nei corridoi, negli scaffali di poesia, perché facendo praticamente proprio una rapida, scorrendo rapidamente i miei volumi, io dico l'80% dei miei volumi sono di poesia. Quindi mi nutro di poesia, ma da quando ero piccolina, da quando compravo i volumi degli Isaac Newton, quelli piccolini da 1.000 lire. Quelli lì erano proprio, 1.000 lire. io mi divertivo proprio a cercare anche volumi usati, perché è libro usato per me, profumo di parole, come dico, per esempio questo qui di Neruda, io l'ho trovato su una bancarella usato, perché mi piace proprio sentire le mani che lo hanno toccato, il profumo delle case in cui è stato, perché poi ogni libro, prima di arrivare nelle librerie, e poi quando attraversa tutte le case, assume in sé tutto quello che sono, quelli che sono gli effluvi che una Ebbe, casa è può bellissimo, emanare. è bellissimo quello che tu stai dicendo. Ti sentisse il comitato tecnico-scientifico, ti censurerebbe subito perché questo non è il momento del passaggio di mani. Sicuramente, però per Adesso, me subito.
Sì, ma la cultura, cioè, deve essere qualcosa di tangibile, deve qualcosa che deve Capisco, contagiarci, cioè deve certo. proprio entrare in noi e uscirne, perché per me è sempre stato questo. Quindi, come dicevo prima, ho sempre letto di tutto. Sicuramente le ultime letture, tipo la Patrizia Cavalli o la Cristina Campo, sono letture che mi hanno molto formato. E tra l'altro volevo citare anche, perché ho avuto dei feedback già di lettura sul libro di Sì. Ana, visto che comunque mi è arrivato e ha iniziato a camminare con le sue gambe, e sono molto colpita dal fatto che una mia cara lettrice mi abbia detto che sente anche la voce di Gianni Bombaci, che tu conosci benissimo, che è una persona a me molto cara, E che salutiamo che perché è qui con salutiamo. noi. Sì, ci tenevo molto a dirlo perché, cioè, Gianni ha creduto molto in me, come la stessa Diana, perché anche Diana e Gianni sono due fari della mia vita, perché sono stati due incontri importanti. Sono persone che mi hanno indicato la strada, mi hanno detto: Agnese, vai, percorrila, hai tranquillamente la possibilità di farlo. Però allo stesso tempo io che sono sempre molto in ascolto degli altri, sono sempre lì pronta a cogliere le sfumature e tutto quello che una persona che ha esperienza come Diana o Gianni hanno da raccontarmi e da insegnarmi. Lo facevo da bambina ascoltando le storie di mia nonna, della quale poi porto il nome. E tra l'altro stanotte ho fatto un sogno bellissimo e voglio dirlo. Ho sognato proprio non nei nonni paterni, quindi mia nonna Agnese, ma mia nonna Chiara e mio nonno Francesco, che festeggiavano San Valentino. Ma E io che meraviglia, ma mi che sono svegliata meraviglia. felicissima. Tra l'altro, loro litigavano sempre. Loro erano proprio una coppia di quelli che si lanciavano Ma sai, pure di dopo tutto e di tanti più. anni di vita in comune non è così Ma oggi semplice. erano seduti e loro si abbracciavano ed erano così felici, proprio Una contenti di stare bellissima insieme. immagine. E allora invece di bellissime immagini, ho visto la più bella poesia di Mauro Cremona affacciarsi sul video. E che tu l'hai allontanato, invece noi lo salutiamo perché gli stiamo portando via il suo papà di domenica e Sì. non è neanche giusto così. Quindi alla più bella poesia di Mauro Cremona. Parlavamo allora di, sì, Nome. certo, di maestri e di Cristina Campo, hai delle poesie che sono dedicate appunto a nomi importanti del panorama poetico, hai poesie dedicate a persone che comunque hanno lasciato in te una traccia. Io, per esempio, vorrei chiederti. Una delle due che tu hai dedicato a Maria Cumani, la mamma di Alessandro Sì, Quasimodo, moglie di Salvatore. Salvatore Quasimodo. Infatti volevo salutare anche Alessandro Quasimodo se ci sta guardando, E se perché anche non ci anche sta guardando, lo lo salutiamo lo salutiamo stesso, certo. perché mi ha fatto incontrare appunto la scrittura di Maria Cumani, una donna che non conoscevo, e nella sua danza, nella sua poesia ho Certo. incontrato Il fuoco tra le dita, che è poi uno dei testi suoi che si è fatto strada in me, oppure un altro verso di Maria Cumani che mi piace tanto, che poi dà il titolo a un libro, è Lontana da gesti inutili. Perché come dice Alberto Casiraghi e come dicono alcuni poeti, la poesia deve essere lontana da gesti inutili. Ascoltiamo il testo. Guardami, guardami, non sono cambiata, seduta su fili di occhi, pianto pigiato di poesia. La tua poesia. Io esco, le scene non mi appartengono. L'angelo è lontano dall'inferno delle tue parole. Stai solo sul cuore della terra. Il mio dorme, è un cuore caldo, una rugiada di fiori che hanno bevuto la danza. E così invitiamo anche i nostri partecipanti a questo incontro, se avessero curiosità di conoscere qualcosa in più di questa donna delicatissima e comunque piena di coraggio in ogni caso, a leggere i suoi versi, perché si troveranno veramente delle movenze poetiche Sì. degne di nota.
Quindi Tra l'altro, questa poesia, se posso, Diana, cioè, nasce anche da uno scatto che ha realizzato Ahmed El Naif, che è mio studente fotografo, che ha rappresentato Maria Kumani in uno scatto in modo molto particolare. E nasce non solo da questo scatto, anche da tutto il carteggio, che è molto interessante. Il carteggio tra Salvatore Quasimodo e Maria Kumani, dove lui la chiamava Angelo. Cioè, c'erano dei vezzeggiativi che loro utilizzavano, che io ho cercato in qualche modo di riprodurre, e facendo anche riferimento al fatto che forse dietro, anzi non forse, io toglierei il forse, dietro alcune soluzioni di traduzioni dello stesso Salvatore Quasimodo ci fosse Maria la Kumani. sua voce, la sua voce. E ancora, sempre per rifarci a altri autori sedimentati o che comunque hanno lavorato su di te, ti chiederei appunto a Cristina Campo, pagina 76. Fiori, profumo di occhi, ruggine di giorni. Il profilo degli avanzi scappa e l'ombra della notte si acquatta negli spigoli della stanza. Il buio è amaro, ma io amo e danzano i pensieri nel cerchio chiuso di domani. Ora guardo morire gli steli, si appuntano le spine che respirano la carne. Ancora un omaggio a dei grandi, Modigliani a Smatova. Sì. Pagina 40. Camera oscura e tratto che tratta assai più breve della tua materia. L'amore sbriciola rose, signor Modigliani, poi petali e giorni. Così il petto smarrito celava e gelava nel canto dell'ultimo incontro. I versi sono ancora in fuga e delle 16 tele solo una ha profilo d'amore. È venuta via la pelle nell'illusione di sguardi e il cielo a Parigi ha visto troppi baci senza baluardi. Grazie Agnese. Vuoi aggiungere qualcosa, Mauro, nel senso che ti sei concentrato, ti stai lasciando cullare anche dal ritmo e dalla morbidezza dei versi di Agnese? Sì, è così, ma credo che la bellezza dei versi di Agnese, qui in sto caso, ma anche quelli nelle raccolte precedenti, siano dettati dal fatto che sono un per tutti. Per cui, ecco, e poi il discorso riprendiamo quello che abbiamo detto fino adesso, nel senso di lettore di poesia che sembra sempre debba essere assolutamente colto, raffinato, snob, eccetera, eccetera, invece può essere chiunque solo con un po' di curiosità. Per cui Agnese in questo direi che è maestra, insomma. Sa dove arrivare, sa come arrivare. A proposito di saper come arrivare, è indicativo di una presa di coscienza, di una autodeterminazione, chiamiamola così, in cui riconosco un'Agnese guerriera, la dedica di questo volume. A me, virgola, per amore, punto. È bellissimo, secondo me. Perché lì c'è dentro tutta quell'energia necessaria, per cui sono arrivata ad un punto in cui, anche se elemento femminile a cui è demandata la cura del mondo, sempre la cura del piccolo, la cura del marito, la cura dei nonni, la cura di tutto, questa volta sono io che mi prendo cura di me attraverso questo volume. È vero, Agnese? Sì, perché questa è una lezione che ho imparato lentamente, cioè se non ti prendi cura prima di te stessa non riesci nemmeno a curare gli altri. Ci sono giorni in cui, presa da mille cose, perché io amo l'umanità, cioè non lo dico così io ascolto l'umanità, mi piace mescolarmi con l'umanità, qualsiasi umanità. Questa è un'altra lezione che mi hanno consegnato le mie radici umili, però mio padre mi ha sempre detto: tu devi avere a che fare con la formica e devi avere a che fare con l'elefante e devi avere la capacità di relazionarti con entrambi. Quindi per me ogni piccola parte di questo universo è degno di nota, ma
io posso ascoltare ogni piccola parte di questo universo solo se ho la forza di farlo. Quindi prima metto in salvo me stessa e poi piano piano nel mio piccolo riesco anche ad ascoltare e a portare un briciolo di luce nella vita degli altri. Perché secondo me chi è allenato al buio, perché la sera, il buio, sono qualcosa che io ho attraversato, però chi è allenato al buio emana luce. Anche perché è proprio al buio che è più facile vedere, seppur piccola, il lume di una nuova luce. E allora, conferma di questo a me per amore, pagina? 35. Brava. Ho studiato. Domani. Mi chiamerò Agnese, nata ogni giorno nel conto dei passi, distanti dal cielo e nel profumo dell'aria dopo la pioggia. Domani mi chiamerò Agnese, sull'altalena con Socrate a contare le nuvole. È una commedia, diceva Aristofane, e come la vita rispondeva all'altra me, dietro il sipario aspettando il debutto. Mi sono vista alla finestra con Hopper, a sbirciare i piccioni o a negare stretta alla mano di Ofelia. Sono nata talvolta treccia sciolta di parole, ma domani, domani, mi chiamerò Agnese, leggerò Simonide, il suo volo di mosca, e stenderò le ali su precipizi di ieri. Domani mi farò crescere i capelli, come la santa di cui porto il nome, terrò a caldo i seni e su le spalle, a misurare le altezze degli alberi, a spaccare le nocciole verdi con i denti, a piantare le caviglie nella terra, a lavare la faccia su una pagina di versi. Domani mi chiamerò Agnese, ho deciso di nascere, ogni giorno, di non ripetere il copione. Grazie Agnese, è una delle poesie dove ti sento, ti accolgo e ti comprendo, quindi che sia veramente un viatico per un futuro che possa darti tutta quella soddisfazione che meriti, perché sei una donna impegnata, una donna più che altro generosa, e questo non vuol dire che uno debba per forza ricevere la gratitudine, anzi ci vuole il coraggio a essere generosi, perché di solito la gratitudine poi non è così scontata che arrivi. Non importa, dare è sicuramente esatto. un gran miracolo. A questo punto avevamo da poter far intervenire qualcuna delle altre nostre ospiti e mi riferisco a Rossana Bacchella, che salutiamo, che ha sempre avuto con il mito una grande confidenza e una grande vicinanza, e di miti in realtà ne abbiamo molti all'interno di questo tuo nuovo volume. Miti perché è una coralità di voci che ci può accompagnare a comprendere meglio il presente, o miti perché comunque sono figure fisse nel tempo alle quali comunque possiamo, non dico riferirci, ma con le quali confrontarci? Dimmi. Entrambe le cose, Diana. Il mito è il racconto, e da sempre l'uomo lo utilizza per spiegare ciò che non può spiegare con la scienza, e la poesia è in questo come il mito, cerca di spiegare ciò che la razionalità non riesce a cogliere, no? Quelle corrispondenze, come direbbe Baudelaire, che l'uomo comune passando non riesce a leggere. La polarità invece è rispetto soprattutto a due miti, che è il mito di Eva e il mito di Lilith, no? Queste due lune contrapposte, due figure di donne contrapposte, che emergono nell'Agnese come persona, ma anche come donna soprattutto, ma anche nell'Agnese come scrittura. Il mito, secondo me, però, non è soltanto relegato a queste due figure, è un racconto polifonico, come tu dicevi. Prima, per esempio, accennavo a Socrate, no? A questa mitologia anche di alcuni filosofi che in qualche modo mi hanno sempre indicato la strada. Per esempio, io di Socrate ho fatto mia la massima secondo la quale il sapiente è colui che sa di non sapere. E questo è a riconferma della sete. Socrate ha sempre avuto sete,
ha sempre invitato gli altri a dire quello che erano e poi scardinava quello che loro dicevano in questa dialettica, no, che lui faceva venire fuori. Quindi per me il mito è la conoscenza, la trasformazione, è una sete continua che mi porta indietro nel passato, ma mi spinge allo stesso tempo ad inoltrarmi nel futuro. E allora, a conferma di questi personaggi che non riempiono, ma costellano parte dei tuoi testi, ti invito a leggere quello sicuramente a te più caro, Lilith, Sì. Sì. pagina 15. Ho sputato chiodi dall'imbuto fornace dei miei sensi. Anche Dio è passato da lì. Sulle rive del Mar Rosso, sparso l'ultimo sale, mi sono spogliata della corteccia dell'altra. Donna, non sai, io sono Lilith e tu sei figlia di un doppio parto, croce e spillo di due lune. Da secondo pallido legno ha ereditato il talamo supplice ai piedi di un crocifisso a profilo di costole. Ma l'uomo invocherà il mio ritorno nel riflesso flesso degli occhi di Eva. Lei ha mammelle di latte per nutrire carne e carne da tronco a germogli che lo escludono. Ci poserà la giacca a sera. Non saranno le tue labbra a tenerlo nel letto, saranno gli altri venuti da te. Nell'abisso del mio ventre incompiuto, la mia lussuria gonfierà la polvere del suo sesso. Spaccate le radici del peccato, si consumerà in me. Io sono Lilith, la prima donna. Io sono ventre in cui non è vergogna. Io sono la tempesta. E ancora la sua alter ego, Eva, pagina 61. Sì, arrivo, arrivo, arrivo. Mi passò accanto, di poco inclinò il mento. Era Eva, inciampo tra scienza e Bibbia. Di basso portava ancora scarpe slacciate dall'innocenza. Mi passò accanto, Eva, epifania di un momento, e intanto pergolati di glicine in fiore ascoltavano un dolce rumore e i fari distratti del tempo davano al polline colore. Eva, i quaderni non hanno una grafia ordinata e il peccato è un morso di mela, non il sangue nei secoli versato. Grazie Agnese. E tornando ancora a quello che è il tuo sangue partenopeo, all'interno del volume ci sono due testi in cui sono presenti delle traduzioni. Oltretutto, dobbiamo ringraziare Salvatore Esposito che ha appunto lavorato in questo senso in napoletano. E se non ci sono delle altre domande che possono nascere qui dai nostri ospiti o da Mauro, se c'è qualcosa di particolare che tu vuoi chiedere ad Agnese, siamo qui pronte. Altrimenti, con questa particolarità di doppia lingua, ti chiederei, Agnese, poi di salutare il nostro pubblico. Prego. Mauro, hai qualcosina da chiedere ancora? No, ti ha già invitato fuori in realtà Mauro, quindi più di così non può fare, io credo. No, no, per quello non c'è problema. No, più che una domanda, mi piacerebbe ringraziare Agnese tantissimo, beh, fare i complimenti, ma lo so già, ne abbiamo già parlato, e ringraziarti Diana per queste occasioni, sia a livello online che quando si poteva fare, quando si potrà rifare dal vivo, tutte queste occasioni, insomma, in cui si porta la cultura, i libri, la voglia di fare, di scoprire, di conoscere, di stare insieme, veramente una cosa bellissima e secondo me, da parte mia, non smetterò mai di ringraziarvi. Ma credo che non sono l'unico, diciamo, ecco. Per cui veramente complimenti, tenete duro, teniamo duro tutti e torneremo a fare le cose che ci piacciono di più, anche guardandoci in faccia, abbracciandoci, eccetera. Questo è veramente un messaggio di fiducia, ma mi fa piacere sottolinearlo perché credo che ce ne sia in questo caso veramente bisogno, ecco. E Grazie, veramente.
E anche il nostro desiderio, ovviamente. Sì, infatti io, Mauro, è stata una fortuna incontrarlo in questo posto che è appunto la biblioteca di Gaggiano, dove lui organizza una rassegna molto interessante. Infatti lui mi ha introdotto a un genere che io non amo, ma mi ha introdotto Mauro al genere giallo, no? La scrittura noir, cosa che è lontana dai miei gusti, invece. Una serata bellissima, io ero lì proprio dove la mia sete aumentava di parola in parola per anche la valenza degli autori. Quindi sono sicuramente io a ringraziare Mauro, Diana, Salvatore Esposito. Tra l'altro Salvatore Esposito quando traduce reinventa pure le poesie, perché ecco il doppio ritorno in me, Diana, perché tu devi sapere. Eppure essendo partenopea, io non riesco a scrivere in napoletano, cioè è una lingua a parte della quale io conosco la favella, cioè la pratico tutti i giorni. Stamattina insegnavo a Matteo una parola al giorno in napoletano, per Matteo che è troppo milanese Troppo milanese. rispetto agli standard della famiglia. Quindi questa, cioè, il napoletano mi sorge spontaneo anche nella produzione dei versi, ma non riesco a trascriverlo. Salvatore è arrivato a me, ha iniziato a tradurre spontaneamente di sua volontà alcuni miei versi che io avevo praticamente messo su internet, e quindi è nata questa collaborazione della quale sono molto felice e ringrazio per questo suo atto generoso comunque di traduzione. E secondo me poi questa poesia, che è quella finale, quella sul presepe, no? È un po' la formula anche dei nostri tempi, si trova nella seconda parte del libro che è Frattura, Frattura. e avevo scritto guardando un presepe bellissimo a Sorrento, quando ancora si poteva andare, viaggiare, toccare, e quindi secondo me oggi il fatto che la vita venga rappresentata come un presepe è una lezione che noi tutti dovremmo in qualche modo fare nostra. E ancora vorrei aggiungere, Agnese, che la scelta comunque di affidare alla lingua dialettale una parte dei testi poetici ha per me un significato importante, non certo di ritorno, ma di possibilità ancora di raccontare le emozioni con un fraseggio, un linguaggio, un lessico che forse meglio della lingua italiana a volte riesce a simulare lo stato emotivo che vuole raccontare. E come la definisce il grande Guido Oldani, è la lingua di calcestruzzo, perché l'italiano dove si fonda? Quali sono le basi dell'italiano? Sono tutti i diversi dialetti, È perché vero. prima non si parlava l'italiano. Quindi mattone su mattone, con questo calcestruzzo di lingue dialettali, si è costruita la lingua che parliamo oggi. Ti ascoltiamo, Agnese. La vita è un presepe, senza voce e tanti luci. Pastori vanno e vengono, fermi in una transumanza d'anime a calcare un posto. La vita è un presepe, il muschio crepita nelle ossa e abbonda nelle ceste pane e vino per la festa. La vita è un presepe, ognuno sta nel suo angolo ed è subito Natale. Sul ricciato bambiniel, mezza muine chi sti tiemba, o cora è scura e a vita nu pensiera, nu presepe che si smonda quando è passata a festa. Grazie, grazie Agnese. E io direi che possiamo dare già una piccola anticipazione, visto il desiderio di incontrarci dal vivo. Aspettiamo primavera, un po' prima di primavera, e qualcosa succederà. Stiamo già lavorando in questo senso e la prima primula a mettere fuori il capino poetico sarà proprio Agnese, la mia perla. Grazie. Grazie Agnese. Grazie Grazie. Mauro, grazie a tutti voi che ci Grazie avete a voi. seguito e entro stasera questo video verrà pubblicato anche sul canale YouTube della Vita Felice, così anche coloro che non sono iscritti a Facebook potranno beneficiarne. Grazie veramente a voi e alla prossima. Un bacio. Buon San Valentino a tutti. Ciao. Ciao, buonasera a te.